tanti riflessi per fare una luce sola. Quella luce, i The Sun l'hanno trovata, Francesco Lorenzi. Sono felice. Sono felice di... E questo è il merito dei miei grandi autori, di dirvi che la vita è bellissima e che esistono queste facce pulite di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di fermarsi un momento nella vita e di capire che quella luce è altrove. Francesco Lorenzi ci aiuta con L'ultima fatica, un libro, credetemi, bellissimo, I segreti della luce, a capire anche una cosa. La scoperta della verità non è una cosa che arriva e poi è finita. Poi, Francesco, ci vuole un percorso, un cammino molto lungo. Noi dobbiamo necessariamente riassumere brevemente la vostra storia. La band rock aggressiva, diventate la band rock più italiana, più nota al mondo. Accompagnate i grandi gruppi, ma di felicità zero. Voi cadete in crisi, Francesco. Sì, perché ad un certo punto ci siamo appunto resi conto che quel successo in realtà non ci portava la felicità, quella pace che pensavamo avremmo avuto attraverso questa esperienza. E quindi è cominciata una crisi, grazie a Dio, una crisi, una parola che tante volte ci spaventa, ma che in realtà ha portato tante domande giuste che poi ci hanno portati a vivere degli incontri che ci hanno portati attraverso tante esperienze poi a fare l'incontro con la I maiuscola, l'incontro con Gesù Cristo. E quando entra Gesù nella nostra vita, il nostro sguardo, il nostro cuore cambia e quindi inevitabilmente anche la nostra musica è cambiata. Però tu hai capito anche, assieme ai tuoi compagni meravigliosi che noi salutiamo, che ci deve essere un cammino, una fatica. Assolutamente. E hai detto, anche se convertito, anche se innamorato di Dio, io ho bisogno di fare un percorso a tappe. Assolutamente. A tappe. E da allora hai cominciato a buttar giù due appunti e a scrivere quasi questo diario che regali a noi. Da dove si comincia, Francesco? Si comincia dal risveglio, dalla consapevolezza, perché appunto in questo libro ho cercato di tracciare un percorso a tappe. E tutti noi viviamo una vita che ci porta tante volte alla confusione. Allora forse è importante fermarsi, fare un punto della situazione e cercare appunto di ritrovare quelle sette note dell'armonia interiore ed esteriore, che è la prima parte del libro, sono i primi sette capitoli. Senti, Francesco, tu però parti da un punto chiave. Mettiamoci in testa che questa vita è un dono. Perché insisti tanto su questo aspetto? Perché è un concetto fondamentale e tutto quello che scrivo è perché l'ho provato ovviamente sulla mia pelle. La differenza l'ha fatta proprio quando ho cominciato a sentirmi di fronte al Signore come un dono. Quando ho cominciato a sentire che tutte le persone che incontro, tutti noi, siamo un dono, un miracolo, non ci siamo fatti da soli, la nostra vita ci è stata appunto donata. E tra sentire la vita come data o come donata cambia completamente la prospettiva. E questo è un elemento fondamentale per poi declinare tutto il resto. Cominciare a sentire che siamo qui oggi e questo è un grande dono. Non è scontato, non è scontato che noi siamo tutti qui. Ma perché gli amici... fa così la differenza secondo te? Perché essenzialmente ci sentiamo amati e questa è una cosa essenziale. Tutti noi quando ci sentiamo amati apriamo il nostro cuore, tutti noi abbiamo bisogno di sentirci amati e tante volte ci ingarbugliamo nelle nostre esistenze proprio alla ricerca di un amore che però è un amore fasullo. L'amore primo, l'amore principale, l'amore di Dio. Guardate, non avete idea poi dopo quanta luce entra nella vita anche di artisti quando tutto questo diventa parte della nostra anima. Ce ne andiamo un secondo in pubblicità e poi tornate qui perché dobbiamo scalare 3 tappe, 21 passaggi. State con noi. Chi scopre la vera felicità può fare due cose. Può diventare egoista, tenersela per sé, o può regalarne il segreto agli altri. Questa è la scelta di Francesco Lorenzi, leader dei The Sun, che ci regala non un ennesimo manuale per sorridere di più, ma storie d'amore con il mondo che partono anche da momenti di grande crisi personale. Francesco, 3 mosse, 21 passi, divise in 7 capitoli diversi. Il primo è quello di capire che noi siamo dono e che dobbiamo riconoscenza al mondo e dobbiamo prima cosa guardare agli altri e poi tornare da noi.
Sì, perché il centro poi anche di questo percorso è proprio comprendere che la relazione fa la differenza nella nostra vita. Ed è per questo che questo percorso è intriso di incontri. Ci sono circa 50 persone che ci raccontano e si raccontano. Perché nella mia esperienza il Signore ha usato la provvidenza attraverso l'amore di tanti fratelli, incontrati in modi tante volte incredibili. Ed è appunto attraverso la testimonianza che io sono stato salvato ed è per questo che mi sento chiamato ad una responsabilità. Io sono stato aiutato da altri e cerco di fare a mia volta quello che posso. Ognuno di noi non è che ha una missione, ognuno di noi è una missione ed è importante comunicare questo nel proprio luogo, nel proprio posto, in famiglia, nel lavoro, a scuola. Ognuno di noi ha questa potenzialità. Francesco, la forza di questo libro sai qual è? È che, ripeto, non sono le regole per essere felici. Noi non possiamo comprare un libro e pensare di farcela. Sono le tappe di un pellegrinaggio interiore che però si avvalgono di incontri, come dici tu, di persone che forse solo il Padre Eterno può ritenere dei capolavori. Perché non siamo tutti persone meravigliose al primo incontro. Siamo pieni di fragilità e pieni di difetti. Tu attraverso questo percorso capisci che tutti sono necessari. Tutto è necessario. Perché? E come sei arrivato a fare di tesoro persone che apparentemente sono anche degli scarti? In realtà parte sempre tutto da quella consapevolezza che nell'altro c'è una scintilla divina, cioè il Signore ci guarda sempre attraverso gli occhi di un altro. E quindi dobbiamo andare al di là dei nostri pregiudizi o delle nostre durezze o anche delle nostre ferite, perché tante volte anche le ferite ci tengono distanti gli uni dagli altri. E invece davvero il Signore, in tanti modi, innanzitutto attraverso la parola di Dio, anche oggi ci ricorda la fraternità, rimanere nel suo amore. E questo ci permette di guardarci oltre le nostre difficoltà, oltre le nostre ferite. Allora scopriremo che nei nostri cuori c'è sempre una luce straordinaria, immensa. Ed è quello che cerca continuamente di dirci il Signore attraverso tanti testimoni, attraverso i come suoi tanti fa, messaggeri. Francesco, come si fa? Parla a quelle madri, parla forse anche alle vostre madri un tempo quando eravate distratti dalle cose belle della vita. Lo posso dire sinceramente? Parla alle madri, parla a quelle nonne che aspettano di vedere solo risuscitare i loro figli e i loro nipoti. Innanzitutto quello che vedo è che quando si semina bene, ad un certo punto i frutti bellissimo maturano. Questo. Bellissimo questo. Tanti genitori mi scrivono o ci contattano appunto e noi sappiamo che le nostre famiglie hanno seminato bene, hanno atteso, hanno avuto pazienza. La pazienza è una virtù. Ci hanno dato gli stimoli giusti e hanno saputo aspettare. Sono stati presenti ma senza volersi imporre. Anche se talvolta è necessaria anche un po' di severità. Io oggi ringrazio mio padre per alcuni momenti di severità che ha avuto nei miei confronti, ma perché sono sempre stati equilibrati con l'amore. E questo amore prima o poi porta frutto nella nostra vita. E chiaramente i tempi e i modi non dipendono da noi. Noi li possiamo aiutare, ma serve sempre la nostra volontà insieme alla grazia di perché Dio. Perché parli di combattimento vero e proprio? Sette passaggi che sembra davvero di essere in guerra. Perché la nostra vita ci chiede anche un combattimento, una presa di coscienza. Ed è per questo che parlo delle forze visibili e quelle invisibili. È necessario riscoprire che c'è una lotta anche al di sopra di noi e che la nostra vita è talmente preziosa che viene giocata tra forze del bene e forze del male. Di questo si parla poco, ma in realtà, grazie all'esempio di altre persone, ho scoperto che dentro di noi, non solamente fuori, c'è questa lotta tra bene e male, tra luci e ombre, ed è importante riconoscerle, è importante discernere, è importante davvero considerare quali sono i nostri pensieri profondi. Ed è per questo che è necessario ritagliarsi dei momenti di silenzio, di preghiera e di confronto con un padre spirituale. È importantissimo questo perché quando noi ci isoliamo rischiamo di perdere la strada. Quando crediamo di poter fare tutto da soli ci freghiamo. Questo è quello che noi abbiamo imparato e ogni volta che pensiamo di poter fare tutto da soli
Andiamo a sbattere. Francesco, prima di passare invece poi a quella luce che comincia a filtrare e che poi diventa gioia, tu hai mai avuto paura di tornare ad essere quello che si sballava, quello che riusciva a conquistare il mondo, ma che non era felice? E mi sono sempre sentito molto accompagnato dopo quella svolta e pur cadendo, pur avendo dei momenti di timore, c'è sempre questa consapevolezza. Io sono morto e sono rinato. Quando si rinasce, la gratitudine è infinita. Non credo che sia così per tutti, però la penso esattamente come te. Ecco perché uno non si può più tenere le cose. E allora va bene testimoniare, va bene scrivere. Un libro che il Cardinal Tagle, il primate della Chiesa delle Filippine, definisce quasi alla portata, non solo alla portata di tutto, dice quasi come un secondo diario di Sant'Agostino, perché sono continue cadute. Tu non hai paura di raccontare che sei caduto prima di vedere quella gioia. Me la racconti, la gioia che ti porti in questi occhi, che voi, guardate questa foto con Papa Francesco, guardateli, questi sono risuscitati davvero. Per chi li conosceva da prima, vi dico che è risurrezione pura. Cos'è la gioia a cui tu ci porti? La libertà del guerriero, come io me la sono annotata. Mi emoziona ancora guardare questa foto. Emoziona me. Perché è incredibile quello che il Signore ha portato nelle nostre vite. Quando noi diamo la nostra disponibilità, ci impegniamo, non dobbiamo avere paura di fare fatica. Ma quando veramente cominciamo a fare la nostra parte, la nostra vita viene ricolmata di pienezza, ci dobbiamo credere. Questo ci richiede fatica, ci richiede anche del dolore, ma anche il dolore fa parte di quella gioia, gioia piena, che oggi anche il Signore nella parola ci dice. La vostra gioia sia piena, Lui lo desidera, ci vuole felici e ce lo dobbiamo ricordare. Io lo vedo continuamente, perché dobbiamo uscire dall'idea che la nostra vita deve essere perfetta per essere felici. La nostra vita non sarà mai perfetta, ma è piena di meraviglie, è piena di bellezza e questo ci deve ricolmare il cuore e lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo dire. Questi sono i segreti della luce solo accennati, perché come avete visto la copertina è un libro. Vi avviso di una cosa, iniziate a leggerlo e non interrompete fino a quando non arrivate all'ultima sillaba. Francesco, voi siete bellezza, meraviglia e stupore. Voi De San, i De San per il 12 e 19 ottobre partono per la Giordania, un'altra missione. È partito il reclutamento perché voi avete fame di incontri e non la smetterete mai. È tardi, vi ricordo soltanto una cosa. Per Biagio Conte, per fratello Biagio Conte, il fratello dei poveri, a Palermo oggi si fa una giornata di sciopero della fame per sostenere il suo amore. Facciamolo anche noi, se ci crediamo fino in fondo. State con noi, dopo viene Cardinal Ravasi, un vostro amico. Buona Santa Messa a tutti voi. Grazie Francesco. Grazie a te. Sei gioia assoluta. Eccolo.